In questo video verrà trattata la prova ontologica dell'esistenza di Dio del matematico Kurt Gödel, prova consistente in un mero procedimento logico formale, con il quale Gödel si propose di riprendere la prova ontologica leibniziana con l'intenzione di migliorarla avvalendosi dei moderni strumenti della logica modale. Anche la prova ontologica di Gödel è una continuazione ed evoluzione delle prove dell'esistenza di Dio iniziate nell'antica Grecia, quindi per comprenderla serve fare un riassunto delle principali prove dell'esistenza di Dio succedutesi nella storia. Le prove per l'esistenza di Dio si possono distinguere in prove a priori, dette anche ontologiche, sono quelle che dimostrano l'esistenza di Dio a prescindere dall'osservazione del mondo reale, ovvero dimostrano l'esistenza di Dio partendo dal concetto di Dio stesso senza fare riferimento ad esperienze. Mentre le prove a posteriori dimostrano l'esistenza di Dio a partire dall'osservazione del mondo che ci circonda, ovvero dimostrano ciò che ci è più lontano, Dio, partendo